Prima di adottare qualsiasi decisione sul destino dei palazzi clerico di Via Tavo, si dovrà attendere il pronunciamento del TAR per il 19 luglio, che ha temporaneamente bloccato, accogliendo la sospensiva, i lavori promossi dal comune per recintare l'area privata e renderla inaccessibile a sbandati e tossicodipendenti senza tetto. Così il sindaco di Pescara, Carlo Masci, a pochi giorni dall'incendio che ha interessato la zona. Ricordo infatti, prosegue Masci, che nei mesi scorsi il comune ha promosso un intervento da circa 150.000 euro per rendere l'area inaccessibile, ritenendo che la recinzione già realizzata dalla proprietà non fosse conforme a quanto prescritto dal comune per mettere in sicurezza quella proprietà. La decisione del comune è stata oggetto però di un ricorso da parte dei proprietari, cioè la famiglia Clerico, e il tribunale amministrativo ha accolto l'istanza di sospensiva presentata dai Clerico che si sono opposti all'intervento del comune. Ora si attende la sentenza relativa al merito, solo dopo potremo valutare il da farsi. Noi quello che volevamo fare per impedire che le persone entrassero lì dentro non abbiamo potuto farlo perché c'è stata la giustizia amministrativa che in via cautelare ha ritenuto di dover sospendere quel provvedimento perché andava a detta del TAR oltre le possibilità dell'ente pubblico rispetto ai rapporti con il privato, perché il privato è il privato. Noi pensiamo di poter andare avanti e aspettiamo la sentenza che ci sarà il 19 luglio. Nel frattempo ho riparlato col prefetto e col questore che hanno intensificato i controlli in quella zona e quindi faremo in modo che i clerico svolgano quello che devono fare, cioè occuparsi della loro proprietà privata. Masci risponde alle dichiarazioni di Carlo Costantini. Ma le situazioni non si risolvono con il mago di Oz, le situazioni si risolvono con atti amministrativi. Noi abbiamo espropriato e siamo gli unici, l'unica amministrazione che per fare le opere pubbliche ha espropriato spazi privati e eventualmente il ragionamento sull'esproprio è un ragionamento che dovrà essere fatto, ma lì ci sono degli scheletri con una cubatura importante che hanno un valore notevolissimo in termini economici e quindi è troppo facile dire accogliamo alla comunità pescarese un costo che è esagerato. Per quanto riguarda la variante al piano regolatore, tutti sanno che occorrono dei tempi che non sono tempi brevi e comunque, ripeto, lì c'è una proprietà privata. Il consiglio comunale, prosegue il sindaco, potrebbe svolgersi proprio nell'area del Ferro di Cavallo che ospiterà alloggi per le forze dell'ordine. E sull'episodio della vettura bruciata a Fontanelle, i controlli saranno intensificati ancora di più. Ma questa domanda dovreste rivolgerla al prefetto e al questore, perché stiamo parlando di reati, stiamo parlando di atti forse intimidatori e il comune non ha competenza su questi argomenti, però io so che il prefetto e il questore sono impegnatissimi su questi temi.